Martedì 24 gennaio, in occasione della festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, al centro pastorale Paolo VI si è svolto il tradizionale incontro della stampa bresciana. Dopo la messa, presieduta da Monsignor Gaetano Fontana, i giornalisti hanno potuto ascoltare la testimonianza di Suor Anna Maria Amarante, della comunità missionaria di Villaregia, che ha presentato, a partire dalla lunga esperienza in Costa d'Avorio, il suo libro Le acrobazie degli invisibili. Il volume è edito da EMI. L'esperienza che ho fatto nell'incontro con la gente è che al di là di questa differenza di colore, morfologica, di cultura, siamo fondamentalmente esseri umani, con gli stessi bisogni, gli stessi desideri, le stesse aspettative nei confronti della vita. Quindi i miei 8 anni sono stati anni di lavoro con persone che sono rese vulnerabili da una situazione di impoverimento che ha cause molto complesse, ma è stata la scoperta quotidiana di essere accanto a fratelli che non sono poi così diversi da me. Marco Dotti, direttore editoriale di EMI, editrice missionaria italiana e docente di professioni dell'editoria presso l'Università di Pavia, ha raccontato invece la scelta della casa editrice di trasferire la sua sede a Brescia. È importante per una casa editrice essere localizzata su un territorio, perché il territorio è il luogo, diciamo, di, non solo di arrivo ma di partenza di tutta un'attività di lavoro che per una casa editrice, comunque per ogni attività culturale, è importante, in quanto è importante un lavoro relazionale e redazionale. Quindi il ritorno a Brescia per noi è sostanzialmente questo, ed avviene nel 50° anniversario della fondazione di EMI e anche nell'anno importante di Brescia e Bergamo, capitale della cultura, quindi per noi ha un doppio valore simbolico. Il 24 gennaio è stato diffuso il messaggio del Santo Padre per la 57° giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che quest'anno si celebra il 21 maggio 2023, sul tema Parlare col cuore.